Oggi voglio parlarti di come esista un carico programmato e poi esiste un carico reale e di come gestisco le variabili in funzione di quelle che sono le esigenze di calendario e le esigenze delle singole atlete. Finalmente ci siamo, stiamo veramente arrivando in prossimità dell'inizio della stagione. Le ragazze si stanno già allenando a casa, è inevitabile che ci sia sempre qualcosa che purtroppo non va per il verso giusto. Nel nostro caso abbiamo una ragazza che sta in Messico, l'emergenza Covid-19 nel suo paese è ancora estremamente alta e non può andare ad allenarsi in palestra. Arriverà in ritardo di condizione e io sarò costretto a doverla gestire in maniera differenziata per allinearla a quelle che sono le condizioni del gruppo. Gestire variabili è sicuramente la competenza principale per chi allena. In primis gestisco il calendario che ho a disposizione. In funzione del calendario procedo a ritroso e programmo con le mie sedute di allenamento per arrivare in condizione a quel dato punto. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare ed un punto fondamentale sono le 8 esposizioni di allenamento per poter ottenere l'adattamento che sto ricercando. C'è un carico programmato e un carico reale. Il carico programmato è quello che stiamo facendo da settimane, è quello che stiamo ipotizzando e poi c'è un carico reale. Tutte le interferenze che intervengono e che ovviamente penalizzano quella che è la mia idea iniziale. Se non teniamo in considerazione questa variabile, possiamo fare danni gravi. Il campo vince su tutto. La teoria perde dalla pratica e la squadra ha la priorità assoluta in ogni frangente. Per quanto riguarda la selezione delle priorità, dare l'opportunità ad ogni atleta di poter sostenere l'allenamento tecnico ed essere disponibile per le gare è il primo target da conseguire, la base fondamentale su cui poter eventualmente costruire gli incrementi, saltare di più, tirare più forte, muoversi più velocemente. Le mie scelte, gestite con la tecnica che ti ho presentato nel nostro primo video, sono indirizzate nella stragrande maggioranza dei punti a quel tipo di target. Tu devi tenere in considerazione quelle che sono le variabili extracampo, che possono essere, nel nostro caso, la vita quotidiana, la qualità del sonno, il fondo su cui ci alleniamo, perché esistono fondi più duri e più aggressivi sulle articolazioni e fondi più morbidi che risultano essere meno impattanti. Tenere in considerazione questi aspetti diventa fondamentale per poter gestire quella che è la biodisponibilità. Allenare in funzione di quelle che sono le caratteristiche del giorno è l'obiettivo più sfidante di tutti. Molte volte ci incapponiamo ad allenare più per essere convinti di aver fatto il massimo che in realtà in funzione di quello che è veramente l'esigenza, quello di cui la squadra ha veramente bisogno. Nei primi 10 giorni di allenamento io consiglio di non fare salti per permettere al corpo di adattarsi gradualmente al ritorno in palestra. Al termine della prima settimana, sempre piedi a terra, iniziamo a inserire il colpo d'attacco. Dalla decima seduta in poi si inizia a saltare, curando in particolare il volume dei salti da effettuare. Al termine della seconda settimana di allenamenti inserisco il servizio. Il fondamentale più impattante per quanto riguarda il treno superiore, perché non ha l'inerzia del corpo durante il gesto stesso. Nel prossimo video finalmente iniziamo a parlare di allenamento e ti mostrerò come gestisco la seduta pesi durante l'anno. Intanto ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!